E invece Peppo, tu ti vedo lanciato. Dai, alla fine oggi ci aspettano 100 km, dai. Quindi possiamo partire. Ci siamo. O ci prendiamo prima un caffè? No, tu no. Allora noi partiamo. Vai. Avanza, avanza sul serbatoio, vai. Ok, ok. L'hai già fatto? Questo è molto duro. Ci sono tutte queste pietre che rotolano, ti fanno fare così. Per te farò una passeggiata, però mi raccomando, stai bello dietro, le braccia non rigide ma sempre pronte a contrastare, a bilanciare. Peppo, raccontaci questa prima parte della seconda giornata. Allora, piccolo riassunto. Faccio un riassuntino. Bello. Aspetta che mi metto così che sei controluce. Ok. No, niente, è bello, molto bello, davvero bello. Molto bello. Anzi, ti dirò di più. Molto bello. Sì, ma ti è sembrato, come ti è sembrato? È bello? Ti è piaciuto? Bello. Però vedo che rispetto a questa mattina che stavi distrutto. Allora, c'è un medicinale sostitutivo dell'antismatina. Ah, che si chiama? Si chiama spara di 50 km fuori strada. E in pasticche blu? Sì. In pasticche, che non è quella famosa pastiglia blu. Però ci assomiglia. Noi invece preferiamo quelle rosse, un po' come Matrix, sì, quella blu o quella rossa? La rossa è la rossa sempre. E lui è Mattia. Io sono Mattia. Lui è Mattia. Che si sappia in giro. Originale. L'originale. L'uomo che sfidò la terra col multistrada. Sì, non solo ha sfidato la terra, ha sfidato anche la pelle. La pelle. La pelle, facci vedere la pelle. Anzi, mettiamoci là e non si vede. Aspetta. La pelle delle braccia, delle non braccia. La pelle delle braccia. Va bene, noi siamo a metà percorso, ci mancano un po' di più di metà, una quarantina di chilometri ci mancano, però sono più scorrevoli, ragazzi. Ma no, sì, ma ve lo giuro, sono più scorrevoli.
usciremo da questo boschetto, c'è un pezzettino di asfalto, poi dei bei rettilinei di breccia di stradoni, che tu dove dicevi che ce l'avevamo fermati l'altra volta. Ah, sì, no, è carino. Va bene, poi se magna, poi se magna. Tienitela. Sono vivo. La moto non ha perso pezzi. Perlomeno che si vedono. Perlomeno sembra che non ha perso pezzi. Ottima esperienza. Va bene così. Mo ci meritiamo un bel pranzo. Pranzo, tanta acqua. Tanto. Tanta acqua. Tu hai detto che non hai sete, no? Lui non beve. Quindi non bevi. Io ho fatto già. Alla prossima.